Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dal campo sportivo Posto di Prato La Serra, settima giornata del campionato nazionale Under 15, riservato a squadre di Serie A e Serie B, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Latina. Passiamo subito con la lettura delle distinte, come sempre partiamo dalla squadra padrona di casa, l'Avellino, che schiera Romano tra i pali, numero 1, numero 2 Viscovo, 3 Stabile, 4 Virgilio, 5 Petrone, 6 Lupoli, 7 Gambino, 8 Pietro Luongo, 9 Mozzillo, 10 Andreozzi, 11 Potenza. A disposizione Martire, Palomba, Leone, Lecce, Di Martino, Daniello, Marchese, Sena e Arena. Allenatore il signor Pasquale Giuliano. Il Latina si schiera con Mantualto tra i pali, numero 1, numero 2 Aleti, 3 Ruggeri, 4 Menichelli, 5 Allo, 6 Tufo, 7 D'Alessandro, 8 Sepe, 9 De Bellis, 10 Guacci, 11 Malafronte. In panchina il portiere di riserva Vilciu, Assorati, Mauro, Biasini, Frattarelli, Kuman, Verdi e Papa. Allenatore signor Carnello. Dirige il match il signor Oscar Orzella della sezione di Benevento. Giornata nuvolosa a Prato La Serra, discreta presenza di persone in tribuna qui ad assistere a questa partita che vede opposte Avellino e Latina. Tutto pronto dall'inizio del match. Nel corso di questo primo tempo la squadra bianco-verde, padrona di casa, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, percorso inverso per i nerazzurri del Latino ovviamente. L'Avellino che è reduce dalla sconfitta esterna immediata a Crotone 1-0 per i calabresi. Il Latina invece ha battuto in casa il Perugia per 2-1. Ricordiamo raggruppamento C del campionato nazionale Under 15 riservato a compagini appartenenti alle società di Serie A e di Serie B. Il match è iniziato da 17 secondi, c'è subito un calcio d'angolo per la formazione dell'Avellino che è Gambino ad andare dalla bandierina. Irpini pericolosi, ma c'è l'interruzione dell'arbitro per un gioco, per un'azione fallosa in zona d'attacco. Dunque calcio piazzato per la formazione esterna, è Mantualto che va alla battuta, palla nel cerchio di centrocampo, la sfera che salza a campanile, aveva provato il tocco Potenza, lo scatto del numero 11 laziale Malafronte che vuole lo spazio per crossare. Malafronte, traversone smorzato e c'è tiro d'angolo stavolta per i nerazzurri che provano a replicare all'occasione precedente. Sarà Malafronte ad andare dalla bandierina. Sistema la sfera il numero 11 Pontino. Lo sguardo in aria, la battuta, il traversone lungo. Va a vuoto in uscita il numero 11, il numero 1 Romano. La palla è terminata sul fondo. La battuta del portiere avellinese. Stabile. All'indietro per Romano. Il lancio di piede dell'estremo difensore bianco-verde. Controlla male il pallone Gambino. Una serie di rimpalli. Aveva provato a venire via Potenza, viene fermato, ma c'è Gambino per l'Avellino. Cambia gioco. Palla però che termina oltre il rettangolo di gioco, rimessa laterale per il Latina. Riparte la formazione bianco-verde. Palla per Gambino che lascia scorrere. C'è lo scatto da parte dello stesso Gambino che aveva provato l'imbucata a beneficio di Potenza. Ha capito tutto Ruggeri. Ma ad alimentare l'azione per i biancoverdi c'è il capitano Lupoli. Due minuti e 40 dall'inizio del match, 0-0 tra Avellino e Latina qui a Prato La Serra. Tufo, Menichelli, Hallo, anticipato De Bellis, ora Pietro Luongo, temporeggia Pietro Luongo,
appoggio per Virgilio, ottimo il dialogo dei calciatori biancoverdi, è entrato in aria Andreozzi, alla fine ci sarà rimessa dal fondo, aveva chiesto al direttore di gara la concessione del corner che non è stata accordata. È pronto Mantualto, stavo difensore dalla folta chioma, ecco rilancio, prova a controllare Virgilio, ma c'è il tocco di mani del numero 4 biancoverde, classe 2002, calcio di punizione per il Latina. Hallo, Virgilio, Andreozzi, Menichelli in vantaggio su Mozzillo. Il lancio di Menichelli che sbaglia, Virgilio. Viscovo rincorre il pallone, evita che la sfera finisca in faul laterale, cosa che non fa Ruggeri. Messa con le mani per l'Avellino. Si riparte da Lupoli, il capitano dell'11 guidato da mister Pasquale Giuliano. Il rilancio di Romano, provato l'intervento Viscovo, intervento ai limiti della regolarità dei suoi danni, lascia correre il direttore di gara, sta intercettando una miriade di palloni Virgilio. Andreozzi aveva provato a lanciare il compagno, capito tutto Ruggeri, palla nel cerchio di centrocampo. De Bellis, il capitano Latino, appoggio sulla destra per Aleti, avanza Aleti, lo scatto del numero 2, alla fine finisce col trascinarsi il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Messa con le mani affidata stabile. Calcio di punizione per l'Avellino. È stato spinto Andreozzi. Il gioco è stato immediatamente interrotto dall'arbitro, che ricordiamo è il signor Orzella di Benevento. Lupoli. Viscovo. Dialogo con Virgilio. La trama è interrotta, ora Hallo per il Latina, lascia fuoriuscire il pallone Romano che con il corpo protegge la traiettoria del pallone, era stato attaccato in pressing da Alessandro, il portiere avellinese. Rilancio di Stabile, sfiora di testa Menichelli, ecco Tufo ad aggirare l'avversario, prova l'appoggio per Menichelli, alla fine il pallone all'indietro per Mantualto che rilancia di piede, il pallone scorre, alla fine Viscovo preferisce rifugiarsi in faro laterale, intimorito dal pressing dell'avversario, ha sbagliato tutto Ruggeri, inversione della rimessa. Ora con le mani il biancoverde Viscovo. Lupoli, riparte il Latina, ma è attenta alla retroguardia biancoverde. Pietro Luongo, Stabile, il palleggio elegante di Guacci, rilancia Lupoli, una serie di spioventi, alla fine Tufo di destro mette la sfera in out. Viscovo, rimessa con le mani abbastanza lunga, lotta a potenza tra due avversari, ma ancora l'Avellino con il numero 7 Gambino, palla in aria, sfera però allontanata. Hallo rilancia, una serie di imprecisioni sia da una parte che dall'altra. Andreozzi ora, il piccolo Andreozzi, insiste l'Avellino. Gambino, appoggio in verticale per Potenza, palla che finisce sul fondo e sfuma questa opportunità per la formazione di casa. Tanto scende copiosa la pioggia sul prato della Serra, e intanto una scena curiosa adesso, il numero 6 Tufo aiuta il proprio portiere Mantualto ad allacciarsi le scarpe. Siamo difensore Latino, è pronto ad andare alla rimessa
dal fondo, aveva provato a staccare di testa Mozzillo. Andreozzi, stabile, lancio per Andreozzi, anticipato da Menichelli, ma è sempre la squadra di casa a portare palla, anche se sinora, quando sono trascorsi 8 minuti e passa dall'inizio del match, di azioni pericolose se ne sono davvero viste pochissime. È pronto Aleti con le mani, per l'ennesima volta il Latina sbaglia l'esecuzione della rimessa laterale. C'è stata l'inversione, altra rimessa con le mani per i laziali, stavolta Aleti le segue in maniera corretta. Virgilio si impegna nel raggiungere il pallone Gambino, palla irraggiungibile per il numero 7 biancoverde. Altra rimessa laterale per la formazione ospite, ecco Sepe, Ruggeri, Tufo, Mantualto, manovra per via orizzontale la formazione nerazzurra allenata da Carnello. Menichelli al lancio lungo, recupera Petrone sul numero 8, anzi sul numero 7 da Alessandro. Ci sarà il secondo calcio d'angolo per la squadra del Latina, che in occasione della prima battuta dalla bandierina ha lanciato qualche insidia all'Avellino. Dunque attenzione ai saltatori pontini. La battuta del corner, la traiettoria arcuata, palla fuori dall'area di rigore, alimenta l'azione per i laziali, Malafronte, appoggio per Ruggeri, il cross basso, palla ancora respinta, fallo su Malafronte, calcio di punizione per il Latina. Buon ritmo sinora, sarà lo stesso numero 11 a battere il calcio di punizione. Si allontana Potenza dal punto di battuta, decimo del primo tempo, reti inviolate, due uomini sistemati in bandiera da Romano. Parte Malafronte, la traiettoria smorzata da Andreozzi, che componeva il muro difensivo avellinese. Ha bloccato facile Romano. Riparte ora l'Avellino. Lupoli si avventura in un dribbling rischioso. Ora Viscovo, lancio di Viscovo. Duello in velocità tra Tufo e Potenza. Alla fine Potenza porta a casa un calcio d'angolo, sarà Gambino a battere dalla bandierina. Si riaffaccia dalle parti di Mantualto la formazione di casa. La battuta di Gambino, palla a mezza altezza di testa, va a colpire indisturbato Virgilio. La sua girata però non ha trovato lo specchio della porta. Concessione della difesa nerazzurra in questa circostanza. Non è stato però preciso, freddo, il numero 4 dell'Avellino. La formazione ospite si è salvata. Il rilancio di Mantualto. Di testa Andreozzi a dispetto della statura. Ora Mozzillo, in attesa al varco da Menichelli. Il tocco ultimo di Menichelli. Altro calcio d'angolo per la squadra campana. Il merito è di Mozzillo. Ecco Andreozzi dalla bandierina. Battuta del corner. Occhio alla battuta di Petrone. Si accende quasi una mischia, la ripartenza del Latina con Capitan De Bellis,
è in fuorigioco D'Alessandro. Il vice-direttore di gara non ravvisa la posizione di offside. L'impressione che il numero 7 sia scattato al di là di tutti. Ha lasciato invece correre il signor Orzella, anche se poi l'Avellino è riuscita a rimediare. Ma ancora Latina con Allo. Stavolta in offside D'Alessandro. Calcio di punizione per l'Avellino. L'incitamento dei tifosi biancoverdi ai ragazzi di Pasquale Giuliano. E con la battuta del calcio piazzato. Scaramucce tra Andreozzi, che viene ammonito, e l'avversario. Primo provvedimento disciplinare da parte del signor Orzella. Il primo a terminare nell'elenco dei taccuini è Andreozzi, maglia numero 10. È il 14° del primo tempo. Punito l'intervento in gioco falloso del piccolo numero 10 campano. Battuta del calcio di punizione da parte di Tufo. De Bellis. L'anticipo di Stabile pulito su D'Alessandro. La rimessa però è del Latina. Con le mani aleti. Palla in avanti verso D'Alessandro. Ancora una volta anticipato. Ma c'è Guacci per il Latina. Si lotta ancora. Ancora Guacci. Il dribbling del numero 10 del Latina. Ancora Guacci. Alla fine Lupoli allontana il pallone. Con decisione. Di testa aleti. Si ricomincia da manto alto. Appoggio su Ruggeri. Agisce ora sull'alto di sinistra la squadra nerazzurra. Si addormenta Ruggeri, si lascia soffiare il pallone. Poi Gambino non si intende con Mozzillo. Ancora Gambino, che ha un'altra opportunità. Perde ancora palla il numero 7. Ora Virgilio va giù. Calcio di punizione per l'Avellino. L'atterramento di Sepe su Virgilio, calcio di punizione. La formazione di casa. È pronto Petrone. Si allontana Malafronte. Occhio a Virgilio, occhio a Lupoli. Battuta di Petrone, palla in aria e si distende manto alto sul tocco di un avversario. Avellino vicino a vantaggio al 16°. Non era fortissima la conclusione a rete. Manto alto è riuscito a distendersi, a bloccare. Mozzillo alla meglio nel contrasto. Menichelli. Ora Guacci prova uno dei suoi dribbling. Andreozzi, porta palla Andreozzi, riesce a difendere la permanenza del pallone in campo. Poi alla fine provvedimento disciplinare anche ai danni di Aleti, che atterra Andreozzi. Due sono entrambi ammoniti. Ora inizia ad estrarre i cartellini gialli il fischietto beneventano. Calcio di punizione per l'Avellino. Il calciatore che ha subito il fallo, Andreozzi, a battere il piazzato. La battuta di Andreozzi, palla in aria. Il tocco di Gambino. La sfera assume una strana traiettoria. Ancora Gambino, cross basso. Svirgola Tufo, costringendo all'intervento in corner manto alto, anche se l'impressione è che la palla fosse comunque uscita. Per evitare rischi, manto alto si è comunque tuffato e con la mano sinistra ha deviato in corner. Ancora Gambino a battere
dalla bandierina. La palla in aria, la girata subitanea di Lupoli, il palleggio va giù Petrone, ma il fallo è commesso dal numero 5 Biancoverde, che prova a giustificarsi con il direttore di gara. Resta a terra Dolorante, il numero 9 De Bellis, calcio di punizione per il Latina, la battuta di Mantualto, D'Alessandro, duello corpo a corpo con Stabile, rimessa Biancoverde, 0-0, diciottesimo del primo tempo tra Avellino e Latina, campionato nazionale under 15, match valido per la settima giornata d'andata. Si gioca al campo sportivo Posto di Prato La Serra. Andreozzi, Stabile, cross, tufo, interviene, ma è sempre l'Avellino con potenza ad insistere sulla conclusione di potenza. La palla termina abbondantemente al lato. Ordinaria amministrazione per Mantualto. Si appresta l'ennesimo rinvio. Passiamo difensore del Latina. Mozzillo prova ad innescare Gambino. Difeso con il corpo, il pallone tufo. Guarda tufo! È pronto Mantualto. La spizzata di Menichelli, D'Alessandro, anticipato Guacci, messa laterale per il Latina, Hallo, Menichelli, di testa Stabile, ultimo tocco di D'Alessandro, il rimpallo ha favorito il numero 3 Biancoverde, il tocco di D'Alessandro, Petrone che va a rilancio, Aleti di testa all'indietro, occhio a Mozzillo, carica il destro Mozzillo, conclusione smorzata e calcio d'angolo per l'Avellino. Intanto si spiegano Gambino e Mozzillo, evidentemente Gambino ha rimproverato l'eccesso di egoismo di Mozzillo. L'attaccante biancoverde ha provato la conclusione in rete e ha trovato l'opposizione efficace degli avversari, ma c'è corner per la squadra di casa. La battuta di Andreozzi, basta! Che cosa ha fallito Pietro Luongo? Sotto misura. Avellino ancora vicino al vantaggio, 21esimo del primo tempo. Ricordiamo che ogni frazione ha una durata di 35 minuti, altro giallo stavolta più che meritato per Pietro Luongo, che ha rifilato un calcione all'avversario proteso nella corsa. Intervento arbitrale, il provvedimento disciplinare è assolutamente legittimo, ci sta tutta l'ammonizione. Battuta di Allo, Menichelli, avanza il numero 4 nerazzurro, ci prova il Latina, la conclusione di D'Alessandro non è un granché. Palla nella metà campo laziale, Gambino scivola favorendo la ripartenza dei puntini. Ruggeri, Sepe, ancora palla per Ruggero, rimessa laterale per l'Avellino, errato il controllo palla di Ruggeri, numero 3 non è riuscito ad addomesticare il pallone, rimessa con le mani per l'Avellino, è Viscovo a rimettere il pallone in gioco, controllo errato di Mozzillo, ora Menichelli per i laziali, il lancio di destro di Menichelli ha intercettato Stabile,
Andreozzi, Lupoli, Stabile, lancio di Stabile per Andreozzi, lotta Andreozzi, Lupoli, prova il lancio lungo, intervento di Aleti, ora Guacci, D'Alessandro, si fa vedere Guacci ma Virgilio interrompe con il suo intervento il tentativo di dialogo tra i due. Rimessa per il Latina, 23esimo. Altra rimessa per i laziali. Si avvicina Guacci. Aleti, affrontato da Andreozzi, va giù. Aleti, calcio di punizione per il Latina. Deve stare attento Andreozzi. Risulta già ammonito, così come Aleti. L'altro cattivo della gara è Pietro Luongo. Due gialli per l'Avellino, uno per il Latina. Ora piazzato per la formazione guidata da mister Carnello e Guacci ad andare sul punto di battuta. Ed è molto probabile che opterà per lo spiovente in aria. Così infatti di testa va a colpire Virgilio. Rimessa laterale per il Latina in zona d'attacco. La squadra ospite guadagna metri. Ecco Guacci. Non riesce ad incunearsi. Intervento in tackle di Menichelli. Ancora Guacci. La manovra del Latina. Si cambia sul versante di sinistra con Ruggeri. Ora Hallo che si propone. Ancora Latina. Palla respinta da Stabile, incorre la sfera il numero 7 D'Alessandro. Guacci, tra lunga distanza, palla sul fondo, non l'ha toccata Romano, non c'è stata nessuna deviazione. Il tiro di destro di Guacci al 25esimo del primo tempo. È pronto Romano al rilancio. Il palleggio di Malafronte. Ruggeri. Il tocco ultimo di Gambino. Rimessa con le mani per il Latina. Tufo. All'indietro per Mantualto. Continua a piovere a Pietrasera. Aleti. Eleganza di Aleti, va giù il numero 2 della Latina, lascia correre il direttore di gara. Aleti comunque è fuori dal rettangolo di gioco, dunque si può tranquillamente continuare nella contesa, anche se ricordiamolo che per regolamento è sempre il direttore di gara a decidere se interrompere il gioco, ma già che è fuori dal rettangolo di gioco il numero 2 del Latina, il problema non si pone. Ora Virgilio aveva provato ad agganciare Potenza, nulla da fare. La palla che per l'ennesima volta si perde sul fondo. Gesù. 0-0, 27esimo. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Di testa Virgilio. Ecco il capitano della Latina De Bellis. Era buona l'idea. Ha capito tutto Romano. Non ci ha creduto Malafronte. Comunque ottima l'imbucata del calciatore nerazzurro. Di testa Menichelli. Ecco lo spiovente. Guacci. Ancora di testa. D'Alessandro sguscia via a Stabile che lo rimonta. Ancora D'Alessandro, vuole entrare in aria, viene fermato nell'avanzata da Pietro Luongo. Svirgola Potenza, Sepe, Hallo,
Guacci intercetta Pietro Luongo, va giù il numero 8 dell'Avellino e sta al tappeto un calciatore del Latina. Il gioco non si interrompe, lo scatto di Gambino, Latina di fatto in 10, il pallone è uscito, ora il signor Orzella va a sincerarsi delle condizioni del calciatore del Latina, che appare il più malconcio dei due, è seduto sul sintetico Pietro Luongo, ma è chiaro che da quanto si intuisce dalla distanza ad avere la peggio nel contrasto, del tutto fortuito a nostro avviso, è stato Menichelli, problema al ginocchio sinistro per il numero 4 laziale. Sta per scoccare la mezz'ora, mancano 50 secondi. Gioco interrotto, sono pronti a rientrare i due calciatori, intanto si riparte da una rimessa laterale per il Latina, Ruggeri, intanto discreta presenza femminile quest'oggi in tribuna a Prato La Sella. Sbaglia il Latina, Gambino si incarta, alla fine c'è potenza a rimediare in qualche modo e a portare a casa un calcio d'angolo. 30esimo. Con calma Gambino posiziona la sfera all'interno della mini lunetta. La battuta del numero 7 Biancoverde, ha provato la girata Lupoli, non è riuscito a controllare il pallone. Il biondo numero 6 Biancoverde ha perso l'attimo per poter colpire. Ogaletti che perde palla. Mozzillo, il cross basso di Mozzillo. Palla respinta. Rimessa per l'Avellino, che ha sicuramente dalla sua una lieve supremazia territoriale. Ancora Gambino che lotta, potenza, scivola potenza, se la cava in qualche modo. Lupoli, intervento di Guacci, calcio di punizione per l'Avellino. Pietro Luongo, lo scatto di Mozzillo che non riesce ad evitare che il pallone termini al di là della riga orizzontale. Trentunesimo, tufo, Hallo, tufo, parla direttamente in fallo laterale. Ha sbagliato l'impostazione numero 6 di Latina. Avellino con Lupoli, il capitano. Petrone all'indietro per Romano. Portieri sinora di fatto inoperosi. Viscovo. Ancora Viscovo. Potenza. Lupoli, non si intende con Viscovo, colto in controtempo, rimessa laterale per il Latina, incoraggiato dai numerosi sostenitori giunti dal basso Lazio in Campania. Calcio di punizione per la squadra ospite. In tribuna, come potete osservare, ci sono anche gli under 16 della squadra laziale. Quest'oggi è Prato La Sella, in campo anche i rappresentativi under 16 di Avellino
e di Latina. E Sepi a battere il calcio di punizione, sempre due gli uomini in battuta in barriera sistemati da Romano. La battuta di Sepe, la palla al centro dell'area, ha staccato il numero 9 Mozzillo. D'Alessandro si accontenta della rimessa laterale, appoggio per Aleti, lo scambio con D'Alessandro è terminato in fuorigioco il numero 7, calcio di punizione per l'Avellino. 33 al cronometro, sempre 0-0. Sepe, Mantualto, Aleti, Virgilio, Potenza, la sovrapposizione di Viscovo che prova ad avanzare viene fermato, il destro di Potenza si distende Mantualto e devia in corner, bel intervento del estremo difensore della Latina sulla conclusione di Potenza. La deviazione in corner ha strappato gli applausi dei sostenitori nerazzurri giunti qui a Prato La Serra. Andreozzi dalla bandierina, velino pericoloso nel finale di frazione, la battuta di Andreozzi, la palla che resta nell'area piccola, l'intervento di Mozzillo e Avellino in vantaggio al minuto numero 34. Mozzillo numero 9, il suo tocco vincente sotto misura su corner di Andreozzi, nulla da fare per Mantualto che stavolta si è dovuto inchinare, dunque Avellino in vantaggio, ha segnato Mozzillo, la rete da rapinatore d'area di rigore. Dunque la formazione irpina sblocca lo 0-0. Avellino in vantaggio con Mozzillo che nell'area piccola si è avventato sul pallone e ha spedito la sfera in fondo al sacco dopo che il calcio d'angolo era stato battuto da Andreozzi. Eccolo Andreozzi. La sfera non perviene a Gambino. Ora Menichelli, vedremo quale sarà l'entità della reazione della Latina. Aleti perde palla, sulle ali dell'entusiasmo la formazione di Pasquale Giuliano che un minuto fa ha trovato la rete del vantaggio con Mozzillo. Con le mani pronto Aleti. Allontana Petrone per l'Avellino. Palla direttamente in fallo laterale. Ecco il duplice fischio del direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi. Amici sportivi, immagini che vi giungono ancora dal campo sportivo Posto di Prato La Serra. Sta per iniziare il secondo tempo di Avellino Latina, match valido per la settima giornata d'andata del campionato nazionale Under 15 riservato alle squadre di Serie A e Serie B. Il primo tempo si è chiuso con l'Avellino in vantaggio per una rete a zero grazie al gol messo a segno da Mozzillo, maglia numero 9, al minuto numero 34. Passiamo subito alla rilettura delle distinte, non sappiamo se nel corso dell'intervallo ci sono stati dei cambi per ciò che riguarda gli schieramenti iniziali. Dunque l'Avellino schiera Romano tra i pali numero 1, numero 2 Viscovo, 3 Stabile, 4 Virgilio, 5 Petrone, 6 Lupoli, 7 Gambino, 8 Petrolungo, 9 Mozzillo, 10 Andreozzi, 11 Potenza. Ancora Mozzillo di sinistra, conclusione debole, innocua, nessun problema che Mantualto che al 34esimo del primo tempo si è dovuto inchinare all'intervento da rapace da parte di Mozzillo che sotto misura è riuscito a superarlo dopo che il portiere
qualche secondo prima si era ben distinto su potenza, deviando il pallone in corner, corner da cui poi è scaturita la rete campana. Dunque Romano tra i pali per l'Avellino, 2 Viscovo, 3 Stabile, 4 Virgilio, 5 Petrone, 6 Lupoli, 7 Gambino, 8 Pietrolungo, 9 Mozzillo, 10 Andreozzi, 11 Potenza. In panchina Martire, Palomba, Leone, Lecce, Di Martino, Daniello, Marchese, Sena, Arena. Allena il signor Pasquale Giuliano. Il Latina che è sotto di un gol. Seguiamo i sviluppi di questa azione. Menichelli scippa la sfera dal destro di Mozzillo, favorendo l'intervento di Mantualto. Dunque, Mantualto tra i pali per i laziali, maglia numero 1, 2 Aleti, 3 Ruggeri, 4 Menichelli, 5 Allo, 6 Tufo, 7 D'Alessandro, 8 Sepe, 9 De Bellis, 10 Guacci, 11 Malafronte. In panchina Vilciu, Assolati, Mauro, Biasini, Frattarelli, Kuman, Verdi e Papa. Allenatore signor Carnella. Dirige il match il signor Oscar Orzella di Benevento. Nel campionato nazionale Under 15 non è prevista la presenza dei guardaline, c'è solo il direttore di gara e le frazioni di tempo durano 35 minuti. Dunque Avellino in vantaggio per una rete a zero, match winner Mozzillo. Ora Potenza, ancora Mozzillo, Andreozzi, che risulta essere uno dei 3 ammoniti di questa partita. L'altro è Pietrolungo per l'Avellino, Mozzillo ancora rete, 2-0. Per gentile omaggio, per gentile concessione della retroguardia della Latina, Mozzillo raddoppia, doppietta per il numero 9, bianco-verde al terzo della ripresa. Sotto misura la freddezza del giovanissimo attaccante allenato da Pasquale Giuliano. E Avellino che raddoppia. Davide, 2-0 Avellino, che agli estremi delle frazioni è riuscito a colpire con Mozzillo, autore di una doppietta. Romano con tutta comodità di lancio, squadra campana che è chiamata a riscattare la sconfitta di misura rimediata a Crotone la settimana scorsa. Occhio ad Alessandro, intervento di Stabile in chiusura. Colpita ancora la squadra latina, la battuta di D'Alessandro, palla allontanata, Gambino a rilanciare la sfera nella metà campo avversaria. Guacci, Menichelli, Ruggeri, ancora Menichelli. Il team di Carnello deve rimontare 2 reti ora. Ruggeri, servito Sepe, che lascia scorrere per un compagno che perde palla. Riparte l'Avellino con Pietrolungo, sarà raggiungibile per Andreozzi. Allo, il lancio del numero 5 della Latina, attento Viscovo, ecco Andreozzi, può avanzare di qualche metro, ancora Andreozzi, il destro del numero 10 biancoverde blocca Mantualto, chiamato ora a sveltire le operazioni. Tufo, Menichelli, il quale ha rimediato ad un errore di impostazione dei Sori. Ora Guacci, Aleti, tutti i calciatori in distinta sono nati nell'anno 2002. Messa laterale bianco-verde, la battuta con le mani di Stabile, la palla per Andreozzi, contrasto con Aleti, Virgilio, Mozzillo,
Ora Gambino, l'allungo per Viscovo, il cross di Viscovo, ancora Mozzillo, stavolta è sfortunato. Scatenato l'attaccante biancoverde. Il suo destro non ha centrato il bersaglio, la palla si è progressivamente alzata oltre la trasversale. Avellino vicino al 3-0, Mozzillo vicino alla tripletta, Virgilio erga stavolta nella verticalizzazione, ne approfitta Allo, manto alto, Latina che ha accusato il colpo delle reti prese alle estremità temporali delle frazioni, fine primo tempo, inizio secondo tempo. Avanza Menichelli, temporeggia, un po' indeciso sul da farsi, alla fine decide di cambiare gioco. L'avanzata di Ruggeri, c'è Malafronte, sulla pagina Facebook c'ha tutte le indicazioni. Guacci, Hallo, appoggio per D'Alessandro, intervento di Stabile, ultimo tocco del calciatore irpino secondo il direttore di gara. Rimessa laterale per il Latina, che deve scuotersi dopo l'1-2 filmato Mozzillo, che sta regalando il doppio vantaggio alla squadra di casa. Lo scatto sempre di Mozzillo, è in vantaggio su di lui Tufo, gli passa davanti Tufo, alla fine in precario equilibrio spedisce il pallone in faro laterale. Rimessa per l'Avellino, che guadagna metri e secondi preziosi. Virgilio, anticipato Pietro Luongo, Aleti, palla per l'ennesima volta rispedita in faro laterale. Ottavo della ripresa, Avellino 2, Latina 0, doppio Mozzillo, attaccante biancoverde ha colpito al 34esimo del primo tempo e al terzo della ripresa. La fida di colpo di Malafronte, l'anticipo elegante, preciso, puntuale di Lupoli, Sepe, Guacci, avanza il numero 10 di Latina, palla ancora per Sepe, il lancio di Sepe, Alessandro in offside, è scattata la trappola del fuorigioco, la battuta di Romano per Petrone, anzi no, sarà Petrone a battere il calcio di punizione. Andreozzi, duello spalla a spalla con Aleti, dal punto di vista fisico Andreozzi fatalmente concede qualcosa. Alessandro è in posizione regolare, alla fine si allunga il pallone con il petto favorendo l'uscita di Romano, il quale si accartoccia sul pallone e lo fa suo. Il rilancio dell'estremo difensore biancoverde, Andreozzi, intervento falloso su Pietro Luongo, calcio di punizione per l'Avellino. Decimo della ripresa. Intanto c'è un cambio per i Pontini. Esce Angelo D'Alessandro, sicuramente tra i più propositivi dei suoi, anche se sulla strada ha trovato Stabile in buona giornata. Intanto per il Latina dovrebbe essere entrato Papa, è stato un doppio cambio. Lancio di Virgilio, preciso per Gambino, che riesce a mettere in aria, l'intervento di Tufo ad anticipare di un soffio Mozzillo, affamato anche
su quel pallone. Sfera ancora sul fondo, è pronto Mantualto, il lancio dell'estremo difensore nerazzurro, rimessa per il team ospite, colpo di testa di Papa, lo scambio con De Bellis, se la deve vedere con Stabile, in soccorso di Stabile c'è Pietroluongo, rimessa laterale per il Latina, Aleti, Guacci, Tufo, Mantualto, Hallo, Tufo, una serie di passaggi per il Latina, vediamo in posizione d'attesa, ovviamente la squadra di casa forte del doppio vantaggio, non ha alcun interesse a forzare i tempi, a velocizzare la manovra, punta ad addormentare il match il team di Pasquale Giuliano. Rimessa per la squadra campana, il signor Orzella di Benevento invita gli avellinesi ad essere un po' più solerti. Altra rimessa per la formazione di casa, è pronto Stabile, fallo commesso da Mozzillo ai danni di Tufo, calcio di punizione per il Latina, chiede la distanza Tufo, Guacci avanza, Virgilio, lancio impreciso, c'è il colpo di testa di Vito Di Menichelli, palla ancora in favo laterale, è pronto con le mani Viscovo, invia Mozzillo, palla in aria, lotta Andreozzi, Pietroluongo di destro, di controbalzo non era facile, palla abbondantemente al lato, Aleti sbaglia, Aleti, Pietroluongo, appoggio per Potenza, anticipato incrociatore biancoverde, riparte il Latina, si allunga il pallone Lupoli, pasticcia quasi Petrone, poi riesce nell'intento di servire di testa all'indietro il proprio portiere, la pacca sulla spalla di Petrone, da significare il gesto di intesa tra i due. Rimessa per il Latina, Aleti, rimessa laterale per l'Avellino, 14esimo, siamo praticamente a metà frazione, l'Avellino sta conducendo per 2-0, doppio Gazzilla, Mozzillo non riesce a prevenire sulla sfera Pietroluongo, rimessa laterale per il Latino, Guacci, Aleti, Hallo, Menichelli, Hallo, Guacci, Pietroluongo sbaglia, Menichelli per i laziali, accelera il numero 4, poi cede al compagno, Hallo, cambia gioco a beneficio di Aleti, colto in controtempo, il rammarico del numero 2 nerazzurro, buon per l'Avellino che guadagna una rimessa laterale, l'ennesima. Ecco la battuta
tufo, va giù, calcio di punizione per la formazione laziale che è sotto di due reti. Richiamo verbale per Andreozzi, deve fare attenzione, risulta già essere ammonito. Sarà Hallo a battere il calcio piazzato, sedicesimo. No, Hallo deve uscire. Ancora un doppio cambio per il Latina, lasciano la contesa, numero 8 Sepe, lo stesso Hallo. Non ha avuto il tempo il numero 5 di battere il calcio di punizione, è stato richiamato in panchina dal suo tecnico e andrà a battere proprio chi gli ha dato il cambio, il numero 16 Frattarelli, che erra completamente la battuta del calcio di punizione. Tutto da rifare per il Latina. Romano con calma va a piazzare la sfera sul punto di battuta. Scivola Romano. Buon per lui che Petrone è riuscito ad anticipare l'avversario. Lo scatto di Gambino è in aria, appostato Mozzillo. Ancora Gambino che insiste. La rabona di Gambino, il colpo di reni di Mantualta deviare in corner, gli applausi del pubblico biancoverde assipato in tribuna. Tiro dalla bandierina per la formazione campana, vicina con Gambino al gol del 3-0. Diciottesimo della ripresa. La battuta di Gambino, prova a staccare Mozzillo, non ha trovato il pallone l'attaccante biancoverde. Stabile a recuperare la sfera. All'indietro per Romano, saggiamente. Palla ancora per Stabile, provano il pressing i laziali. Tufo in vantaggio su Andreozzi, lo aggira. Frattarelli. Menichelli. Ancora Latina. Menichelli. Lo insegue per un attimo Mozzillo. Mantualto. Frattarelli. Tufo. Che rischio che si è preso. Ancora Frattarelli. Aleti. Si ferma. Pasticcia Aleti. Kuman. Ora Pietrolongo per i campani, inseguito da Kuman che efficacemente lo disturba. Aleti. Andreozzi. Per l'Avellino, Pietrolungo, palla per Mozzillo, sotto misura la prodezza di Mantualto sulla ribattuta. Gambino ribadisce in rete, 3-0 per l'Avellino, 19esimo della ripresa, premiata la caparbietà biancoverde. Gambino in gol, triplica la squadra di casa. Il miracolo di Mantualto sulla prima conclusione del numero 7 biancoverde sulla ribattuta. Gambino è stato freddo a spedire il pallone in fondo al sacco. Dunque 3-0 per la squadra irpina. Il gol di Gambino di fatto chiude il match. Intanto sostituzione tra le fila campane, lascia la scena Andreozzi, al suo posto Marchese. Sta per entrare in campo Biasini per il Latina, unitamente ad un altro compagno che si
che si appresta appunto a fare il suo ingresso sul sintetico di Prato la Serra. Trattasi del numero 14 Mauro, 21esimo della ripresa, Avellino 3 Latina 0, annichilita la formazione di Carnello. La squadra di Giuliano sta legittimando il successo, ha creato molto molto di più al di là delle tre reti degli avversari, i quali non hanno mai impensierito seriamente il portiere avellinese Romano. Ora Frattarelli, la squadra nerazzurra non dà continuità alla vittoria ottenuta in casa contro il Perugia la settimana scorsa. Il lancio di Frattarelli, Mauro, viene fermato Ruggeri, Menichelli, Frattarelli. Il programma della settima giornata prevede Avellino Latina, Frosinone Benevento, Palermo Crotone, Perugia Bari, Pescara Napoli, Roma Ternana e Salernitana Ascoli. Kuman, De Bellis lotta, riesce a venire via. Ruggeri, tra i pochi rimasti in campo. Tante le sostituzioni effettuate da mister Carnelli. Il prossimo turno, l'ottavo, prevede Ascoli Perugia, Bari Avellino, Benevento Salernitana, Crotone Roma, Latina Palermo, Napoli Frosinone, Ternana Pescara. Uscita di Mantualto intanto. La classifica che vede la Roma in testa con 16 punti, poi c'è il Benevento a 14, Frosinone 12, Salernitana 11, Napoli e Crotone 10, Bari 9, Ternana 8, Pescara 7, Avellino 6, Latina 5, Palermo 4, Perugia e Ascoli chiudono con 3 punti. In 6 partite sinora disputate, scusa questo ovviamente, Avellino ha vinto 2 volte, non ha pareggiato nessuna sfida, ne ha perse 4. Non conosce mezze misure dunque la formazione di Pasquale Giuliano. Invece il Latina ha vinto una sola partita, ne ha pareggiate 2, ne ha perse 3. L'Avellino ha, prima delle 3 reti siglate quest'oggi, ne aveva 6 all'attivo e ne ha 12 al passivo. Il Latina si è presentato ad Avellino con 5 reti fatte e 7 reti subite, che ora diventano 10, al momento diventano 10. La conclusione tentata da numero 18 Verdi, la corta respinta di Romano, un impeccabile nella circostanza e poi sotto misura, colossale occasione fallita dal numero 19 Papa. Latina vicino ad accorciare le distanze. 24esimo del secondo tempo. Avellino avanti 3-0. La finta di corpo di Pietrolungo. Ecco Marchese. La sfera non filtra. Il fallo di Marchese ai danni dell'avversario. Va al tappeto tufo. Calcio di punizione per il Latina. L'occasione è capitata qualche minuto fa al nerazzurro Papa, è di fatto la prima reazione di nota, degna di nota della squadra ospite. Ecco il numero 17 Kuman, cambia gioco per De Bellis, il palleggio di De Bellis va giù l'attaccante nerazzurro. Altro piazzato per il Latina. Frattarelli viene fermato. Ora l'Avellino che manovra con Mozzillo. Riparte il Latina. Una serie di passaggi. Menichelli.
Ruggeri, Mauro, Frattarelli. Il lancio di Frattarelli. Lupoli di testa. Poi c'è Verdi ad alimentare l'azione per i nerazzurri. Allontana Lupoli, ma ancora Latina. La conclusione dalla distanza. Che bel gol! Che bel gol! Quello del Latina. Ha segnato il numero 16 Frattarelli, che al 26esimo, con una pregevole conclusione della distanza, accorcia il divario tra le due squadre, che è 3-1 per l'Avellino. Ha segnato al 25esimo il numero 17, numero 16, perdon, Frattarelli. Dalla lunga distanza il giovanissimo calciatore nerazzurro ha pescato il jolly. Ora 3-1 per l'Avellino. Bisogna allentare la tensione. Un altro gol, se da un lato renderebbe ancora più vincente il match, dall'altro ovviamente rimetterebbe in corsa il Latina. Ecco De Bellis, il palleggio per l'attaccante nerazzurro, lotta ancora il capitano ospite per De Palla. Alla fine l'Avellino guadagna una rimessa laterale, 27esimo il nostro cronometro. Una decina di minuti alla fine di questa partita. Rimessa per il Latina. La formazione di Carnello prova a riaprire il match. Potenza insiste, è in posizione regolare Gambino, teneva in gioco Tufo, non avvistato nel monitor il fallo su Virgilio. Calcio di punizione per l'Avellino, non è d'accordo il numero 19 Papa. Gioco interrotto. Si rialza zoppicante Virgilio. Punizione sempre per il team irpino. Sarà sede di battere Virgilio. Va Petrone al rilancio. Palla sulla destra a beneficio di Gambino. Il rimpallo dà ragione al numero 7 biancoverde. Rimessa laterale per l'Avellino. Se ne incarica Viscovo. Formazione di casa tiene lontano il Latina dalla propria area. Manto alto. Rilancio. A sfera per Ruggeri. Confusione tra le fila del Latina. Rimessa laterale per l'Avellino. Frattarelli, manto alto. Kuman, Tufo, il lancio di Tufo, ancora Tufo, Kuman, fallo commesso ai danni di Frattarelli, calcio di punizione per il Latina. 30esimo del secondo tempo, 5 minuti più eventuale recupero al triplice fischio. Il parziale vede l'Avellino in vantaggio per 3-1. Frattarelli, De Bellis, sgambettato da Virgilio, aveva optato per il vantaggio l'arbitro, vantaggio che non si è concretizzato, dunque si ripartirà da un piazzato per la formazione pontina. A caccia del gol del 3-2, a caccia del gol che
darebbe brio al match. Ecco il fischio del direttore di gara, è pronto Frattarelli, conclusione alta senza pretese, da dimenticare per il numero 16 del Latina. Rilancio di Romano, fallo di mani commesso da Mozzillo, ha rischiato il giallo attaccante biancoverde, protagonista sinora di questa partita con due delle tre reti messe a segno dalla sua squadra quest'oggi. Altro cambio per il team di casa. Gli applausi per Pietro Luongo che abbandona il sintetico facendo spazio al numero 20 Arena. Vai raga, forza, forza! Vai Ale! Frattarelli, Menichelli, Ruggeri, inciampa, si incarta, regalando il pallone agli avversari. Mozzillo. Duello in velocità con Tufo, ancora Mozzillo, entra in aria, il cross è basso, Murato il numero, c'è sempre una mischia, confusione, alla fine si salva il Latina, una serie di interventi sotto misura, ha fatto muro, ha retto guardia nerazzurra, Avellino vicino al poker, 33esimo, 120 secondi, più recupero alla fine di questa partita che sta regalando la terza vittoria in campionato all'Avellino. Di converso per il Latina si avvicina il quarto KO in questo torneo. Virgilio, perde palla Virgilio, munizioni anche per il numero 4 biancoverde, salgono a 3 gli ammoniti tra le fila della formazione padrona di casa. Virgilio va ad aggiungersi a Pietro Lungo e ad Andreozzi, unico giallo per il Latina infilato ad Aleti. Ecco Arena che allontana il pallone, 34esimo, siamo agli sgoccioli del match. Avellino che conserva, vuole conservare il prezioso vantaggio, Latina che vuole rendere se non altro meno amaro il parziale. Erga stabile, pallone saponetta tra le sue mani. Kuman, la sfera non filtra. Mantualto, Menichelli, Ruggeri, un altro giallo per i biancoverdi, giustificato nervosismo. Marino che vince 3-1, parziale attenuante l'età di chi va in campo, ma è chiaro che sul 3-1 non puoi subire dei cartellini gialli quando manca un minuto poco più al termine del match. Il destro da parte di Papa, Romano blocca con sicurezza,
36esimo, siamo nella fase di recupero. Attende il triplice fischio dell'arbitro. Possiamo dire che l'Avellino fa sua l'intera posta in palio. Menichelli. Ancora Menichelli. Tufo. Sgambettato Frattarelli di parte latina. E questi ultimissimi scampoli di match. Cicca completamente Marchese, prova a riprendersi il pallone, viene fermato da Biasini, messo giù. Calcio di punizione ancora per la formazione nerazzurra. Viene sostituito Gambino, autore del gol del 3-0, minuto numero 19, una rete che di fatto ha chiuso il match. Una marcatura che ha tagliato le gambe alla squadra di Carnello, spegnendone ogni velleità di rimonta. È pronto Kuman, la battuta del numero 17, palla in aria. La rincorre Marchese, che allontana con decisione. Menichelli. Arena. Avanza Virgilio, lo scatto di Mozzillo, entra in aria. Il sinistro tentato da Mozzillo non è riuscito ad incrociare. Ha provato la battuta sul primo palo, palla alta. Pressione gol per Mozzillo. Riparte Latina, Frattarelli, si continua a giocare, allontana Stabile, Kuman, duello spalla a spalla tra Petrone e l'avversario, trattasi di Verdi. Calcio di punizione per la squadra di casa, vicinissima alla vittoria. Successo che riscatta lo scivolone di Crotone di 7 giorni fa. Rilancio di Mantualto, di testa Lupoli, triplice fischio del direttore di gara dopo 4 minuti di recupero. Avellino batte Latina per 3-1. Le reti nel primo tempo al 34esimo di Mozzillo, nel secondo tempo al terzo ancora Mozzillo, triplica Gambino al 19esimo per i Campania, corcia le distanze al 25esimo Frattarelli per i Latina. Dallo stadio opposto di Pratola Serra è tutto, il Mascolese al commento, Alfonso Iannone alle telecamere, risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.